Domenico Cuomo, allora un professore 2. Allora, nella prima stagione il tuo ruolo era un po' ovviamente marginale, e invece finalmente in questa seconda stagione esci dal carcere in semilibertà e comincerai a integrarti, no? In tutto quanto. Quindi, innanzitutto, com'è stato questo passaggio dall'essere un personaggio secondario ad essere uno dei protagonisti? Beh, sicuramente un grande onore essere fra i protagonisti di una serie così bella come Un professore, al fianco di attori eccezionali come Gassman e Nicola Maupà e Damiano Gavino. È stato bellissimo girare con loro, sono persone stupende oltre che artisti eccezionali, e per me è una grande emozione, per Mimmo, vederlo in semilibertà e quindi verso una nuova vita, e visto che è molto piccolo, il ritorno fra i coetanei, il ritorno in un contesto che non è un carcere ma una scuola, quindi spero il meglio per lui. Ecco, in questo ruolo inedito di aiuto bibliotecaio, no, della scuola, quindi insomma a che fare con i libri, anche se relativamente, e poi succederanno delle cose che non possiamo rivelare, però insomma ci sarà anche una sorta di, chiamiamolo, avvicinamento, no, col personaggio di Simone interpretato da Nicolà, e questo ti ha fatto anche un po' strano, nel senso che tu e Nicolà eravate già amici dal set di Mare Fuori, dove il vostro rapporto era iniziato in modo molto burrascoso, no? All'inizio, proprio inizio, poi era cambiato, e adesso insomma quasi. Beh, strano mai, anche perché io e Nicolà siamo amici oltre che colleghi, ma quando siamo sul set siamo i nostri personaggi, quindi ogni personaggio è diverso e non ci portiamo insomma le storie degli altri personaggi sui nuovi set, certo. Quindi ci siamo vissuti questa storia come Mimmo e Simone, e spero vada per il meglio, insomma, e spero che vi piaccia. No, quello sicuramente. Senti, e invece ecco, adesso la scuola, la filosofia, il tuo rapporto con la filosofia, se c'è mai stato, se c'è? Beh, io ho frequentato il tecnico turistico, quindi purtroppo non studiavo filosofia, ma ho un grande amore per tutto ciò che è le materie letterarie, insomma tutto ciò che dà una mano all'anima a nobilitarsi, insomma, quindi la filosofia per me è, credo, una cosa, forse la cosa più bella che l'essere umano ha fatto mai nella storia, quindi lo studio di quello che siamo e di come potremmo essere meglio, e il tentativo di spiegarsi tante cose credo che sia anche un messaggio di un professore 2. Quello che cerca di fare il professore Dante è proprio quello di aiutare i ragazzi direttamente o indirettamente a capire quale sentiero è più giusto di un altro, quindi credo che sia tutto lì. E infatti pensi che un prodotto come questo possa aiutare anche i ragazzi, insomma, a voler restare a scuola, insomma, comunque a tornare a scuola anche per chi l'ha lasciata? Beh, assolutamente sì. Ci sono tantissimi professori che ti fanno venire voglia di studiare, ti fanno amare la scuola, quindi il mio ringraziamento principale va a quei professori che io ho conosciuto, perché io ho conosciuto dei professori così che mi hanno fatto innamorare della storia, per esempio, e credo che sia quello il concetto di professore, una guida più che un maestro. E invece è arrivato in un cast già consolidato, come sei stato accolto? Benissimo, benissimo. Sa che sai di solito, no? Chi entra in corsa, no, certo, poi rischia, no? Magari certo, di... certo, io non ho rischiato, io ho trovato delle persone veramente fantastiche, tutti ragazzi giovani, tutti super... super pazzi, insomma, perché un po' come me ci siamo divertiti molto sul set. E questo è sempre un bene. Invece però non posso non chiederti ovviamente un accenno, certo, su Mare Fuori. Allora, siamo sempre in attesa di questa stagione, anche se noi abbiamo visto i primi tre episodi, quindi comunque già sappiamo delle cose. E invece per voi, cioè, siete assediati perennemente dai fan che vi chiedono cose. Come si resiste allo spoiler, diciamo così, anche se ormai qualcosa inevitabilmente è uscito dopo la festa del cinema, no? Beh, con la consapevolezza di quello che succederà, perché i primi due episodi non sono niente rispetto a quello che succederà, quindi questa è la cosa che ci fa resistere. Ed è dura, però. Qual è la domanda che ti fanno di più?
Guarda, una delle domande che più mi fanno è, riguarda la vita, insomma, dei vari personaggi che forse ci sono, forse non ci sono più. Quindi Rosa piuttosto che Carmine, Don Salvatore piuttosto che Ciro, quindi Pirucchio e tutti i personaggi che magari potrebbero tornare. E diciamo che le domande sono sempre quelle lì, ma io spero che vi piaccia anche Mare Fuori 4 con tutto il suo processo fino alla fine. Va bene, allora diamo l'appuntamento invece per Un Professore 2, attesissimo. Beh, il 16 novembre escono le puntate, anzi il 14. Guarda, ti danno mano anche Damiano, guarda, vi dà l'appuntamento con lui. Dobbiamo dare l'appuntamento. Il 16 novembre. Un Professore, Rai 1. Grazie. Un bacio. Grazie.